Salve a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione quotidiana nel mondo delle criptovalute e quindi iniziamo subito un nuovo episodio del TG Crypto. L'ex vicepresidente di Libra durante una convention tenutasi a Las Vegas ha dichiarato che il mondo ha bisogno di Libra perché Bitcoin non è un sistema di pagamento. Questo almeno fin quando in termini di scalabilità Bitcoin non riuscirà a soddisfare le esigenze anche dei paesi in via di sviluppo. Pertanto, benché permissioned, al momento Libra, a suo dire, è la soluzione migliore. Stando a delle fonti familiari con la vicenda, sembra che due colossi giapponesi, stiamo parlando di SBI Group, società già famosa per gli stretti rapporti con Ripple, e GMO, una società che si occupa di fornire servizi internet nel Giappone, siano intenzionati ad investire nella più grande mining farm del mondo. La struttura avrà sede in Texas, come tra l'altro avevamo già annunciato in qualche servizio fa, vi lascio il link in descrizione. Nasce dall'unione di due società già operanti nel settore del mining di Bitcoin, che sono la Northern Bitcoin AG e Winston, e l'obiettivo per fine del 2020 è raggiungere la potenza di 1 gigawatt, cioè circa 3 volte tanto la potenza dell'attuale più grande mining farm al mondo, che è sempre in Texas ma è proprietà dei cinesi di Bitmain, che è di 300 megawatt. Ancora una volta quindi è interessante notare l'incremento degli investimenti nel settore del mining di Bitcoin con l'avvicinarsi all'halving. Passiamo ora invece a Coinbase, che a 3 mesi di distanza dal lancio su iOS annuncia l'approdo di Coinbase Pro, quindi l'applicazione per il trading di criptovalute, anche sui dispositivi spinti da Android. I tifosi della Juventus hanno potuto decidere per la prima volta, utilizzando i loro token tramite un sondaggio tenutosi sulla piattaforma di Socios, quale sarà la prossima canzone che suonerà dopo che la squadra avrà segnato un gol in casa. Ed ora ecco i 3 motivi per essere rialzisti su Bitcoin secondo Peter Brandt, un veterano dei mercati finanziari. Il primo sarebbe la tenuta del supporto dinamico basato sulla trend line che congiunge i minimi a partire dal 2015. Il secondo è invece la rottura a rialzo avvenuta tra l'altro poi nelle ultime ore del canale discendente che ha guidato per l'appunto i prezzi al ribasso a partire dai massimi dell'estate scorsa intorno ai $13.800. Ed il terzo è per l'appunto la conformazione nel time frame daily di un test e spalle rovesciato, quindi un pattern rialzista. Come al solito, ricordo che queste sono analisi di terzi, non sono consigli di investimento e che solitamente quando tutti dicono che sale, poi effettivamente il prezzo scende. Passiamo invece a parlare ora di Dragon Chain, un progetto che nel 2017, con il boom dell'ICO, aveva fatto fuochi d'artificio e che poi nel corso ovviamente del 2018 ha perso forse anche più del 90% del suo valore, ma che comunque non è morto, continua gli sviluppi e ora propone un social network chiamato Dragon Den, che ha lo scopo di remunerare i creatori di contenuti ritenuti buoni e di contro disincentivare invece le fake news. Lo scopo sarebbe raggiunto dando la possibilità alla community di incentivare, diciamo anche economicamente, i creatori di contenuti ritenuti di valore e invece di far nascondere i contenuti che per l'appunto vengono ritenuti non di valore. Effettivamente questo è un sistema già adottato da altre iniziative similari, potremmo ad esempio pensare a Steam. Non è però la soluzione a tutti i mali, secondo il mio punto di vista, perché comunque se c'è una community di terrapiattisti che dicono che l'Australia non esiste e tutti votano che quel contenuto è interessante, l'algoritmo riterrà realtà. Ma andiamo avanti e facciamo un salto in Cina, perché Baidu, il Google cinese per intenderci, ha lanciato una nuova iniziativa che si chiama Open Network, ovvero darà la possibilità agli utenti di sviluppare applicazioni decentralizzate sulla propria blockchain, cioè Superchain. Nonostante il progetto Superchain sia stato reso open source recentemente, resta comunque il fatto che ha solo 7 nodi validatori, di fatto rendendole applicazioni decentralizzate sviluppate su questa poco decentralizzate. In conclusione torniamo in Italia e parliamo di Snam, perché il colosso della distribuzione e stoccaggio di gas naturale ha lanciato un esperimento, o meglio ha iniziato una serie di test nella seconda metà di dicembre 2019, che hanno per l'appunto visto due attori, che sono
Axpo Italia e Sorgenia, che si sono fatte degli scambi bilaterali di acquisto di quote di gas tramite blockchain. Non sono però emersi ulteriori dettagli su quale blockchain abbiano utilizzato, pubblica, permissioned, permissionless. Nonostante tutto, però, ciò dimostra un certo interesse, quantomeno nel sondare e studiare queste nuove tecnologie. E anche per oggi, ragazzi, siamo giunti alla conclusione. Io vi ringrazio per l'attenzione. Come al solito, se il video vi dovesse essere piaciuto, lasciate un like e condividete. Alla prossima!